girl like you. Look into your eyes, that's all I can do. I can see the way you're smiling. I can see your light too. Am I just wasting my time? Ti vengo a vedere 10, 20 e 50. Tutto. Scala a cui. Poker Dust. Sam Barrett. Come siamo arresi? No, vabbè. No. Esco di casa e non mi importa della strada che dovrò percorrere, correre fino alla mia meta. Fin sui gradoni ad incitarti a vincere, per quelli come me che da una vita stanno Sam Barrett. E la domenica non sai che gioia grossa, per l'abbraccio, il sugo e la sciarpa sempre in bella vista. Corro allo stadio, non chiedermi di rinunciare, il resto può aspettare, ci vediamo dopo Sam Barrett. Grazie, grazie, benvenuti a tutti, benvenuti a tutti. Che bello applauso, quanto mi piace quando gli fanno l'applauso. Quanto mi piace non salutare nessuno, come sempre, impostore, sei un impostore. Devi fare finta che c'è il pubblico. È venerdì, sono le 22 circa, il canale è quello giusto, il 12, Telefoggia, che ringraziamo come sempre Telefoggia, anche settimana scorsa, boom di ascolti. Luana Tonti, ringraziamo l'editore, il nostro editore. La ringraziamo per quinta puntata del Sam Barrett Show. Quindi buonasera, ma io dico anche buongiorno e buon pomeriggio, perché ci possono ascoltare dalle dirette, dalle varie repliche, quelle che mandiamo sui nostri social. È vero. Che facciamo passare adesso qui. Sovraimpensione, sempre sovraimpensione. Su Foggia Flag, Facebook e Instagram. E una cosa importante volevo dire, se state seguendo la diretta o se state seguendo su Facebook, schiacciate il tasto condividi, sta qui in basso, a sinistra, a destra. Premete condividi e condividete la nostra puntata. Telespettatori, Mirko Mangano, social manager di Foggia Flag. Ma grazie. per piacere, da. Condividila pure tu. Mi rivolgo a te, Giovanni Dossi. Ti rivolgo a me. Che stai vedendo la diretta da Facebook. Condividi pure tu. Condividi, se Giovanni condividi Dossi. Condividi tu, che condividi. Bene, allora. Impostore anche questa settimana. Impostore. Perché venerdì il Foggia ha già giocato col Bari. È vero, non lo sappiamo. Non sappiamo cosa ha fatto il Foggia col Bari, perché il venerdì, noi abbiamo registrato prima, però... Non so se, però, telespettatori a casa, maglietta di Mirko Mangano, Serie A, clima derby, Franco Mancini in uscita, bellissima. Potete trovare queste magliette, se vi piacciono queste magliette le potete trovare, poi vi spiegheremo poi come. Vi diciamo. Ci sarà un momento dove vi spiegheremo come acquistare Caro socio, queste magliette. Bando alle ciance. Ma a proposito di magliette... Bando alle ciance. Io farei entrare direttamente senza che diciamo la solita fantomime, c'è la valletta, non c'è la valletta. Però no, però permettimi, ce l'avete chiesto in tanti, soprattutto il pubblico femminile, mi rivolgo a voi, il pubblico femminile. Ce l'abbiamo! Facciamo entrare la valletta! Più cotonato che mai! L'immigrato! Il Fabio! Il più amato dagli italiani! Sta al telefono, sta! Pronto? No, non ti riconosco, chi sei? Chi sei? Siamo in televisione. Fabio. No, è un amico mio, che è Danilo Gonzalo, ti vai a trovare? Danilo Gonzalo. Ti vai a trovare, Danilo Gonzalo, vabbè, mo mi sposto. Perché mi sposto? Dove va? Scusate, questa la regia. Fabio, quando finisci di chiamare puoi venire, per piacere. Vieni, ritorno. Al telefono sto. Di nuovo, ancora al telefono. Danilo Gonzalo, devo chiudere.
io mi ero spostato, ma non mi hanno fatto spostare. Vabbè. Ma è una cosa segreta fra me e Danilo Gonzalo. Ma tanto, da te, da me non ci sto. Fammi chiudere. Non si è mai vista una cosa del genere. Ma non voglio sapere soprattutto, ma Danilo Gonzalo, ma chi è? È uno che mi deve fare un bel lavoretto, doppietà delle ringhiere dei balconi, e lui mi ha proposto sto lavoro. E si risponde durante le dirette? Ma glielo ho detto, non chiamarmi durante le dirette, è a colpa di Danilo Gonzalo. No, no, la professionalità insegna che il telefono si spegne e si lascia da parte. Ma l'abbiamo spegno. Perché hai un ruolo in televisione. Vabbè. Fabio, bella la maglietta. Bene, questa presentiamo un'altra novità, la maglietta che ha Fabio. La maglia calendario. La nostra valletta che si chiama Fabio Capellone. Fabio Guida, diciamo nome d'arte. Nome d'arte. Professione? Pittore, tutto fare, un po' di tutto, non posso dire. Questa maglietta che si leggerà benissimo, ritrae il nostro calendario, il calendario che trovate in giro nei migliori locali di Foggia Flag, e qui abbiamo tutte le partite, il calendario del Foggia con i risultati che scriveremo settimana dopo settimana. Fabio ha già cominciato, ha scritto già Monterosi Foggia, Foggia Potenza. Voglio scrivere mo Foggia Monopoli, perché Foggia Bari ancora non lo sappiamo. Scriviamo Foggia Monopoli. Sì. Il pennarello l'ho portato io. Hai portato il pennarello? Beh, quanto è bravo! Chiedo scusa per il telefono. Vedi quanto è efficiente. Quanto è bravo! Allora, Monopoli Foggia 1-0. Cioè, aspetta, notare la chicca. Giro di andata, giro di ritorno. Ah! Sì. Professionalità. C'è anche lo zoom. Guarda, c'è anche lo zoom. Sì, sì. Perfetto. Grazie. Bene, Fabio. Fabio, vuoi dire qualcosa al tuo? Oltre Fabio. Fabio ha detto l'immigrato, ricordiamo. No, fammi andare. No, Fabio, mi fa offendere di nuovo. No, Fabio, scusami, ritorna. Vabbè, ritorna. Fabio. No, io sono orgoglioso di essere italiano, immigrato. Ricordiamo sempre che Fabio Capellone, socio, fai bene tu a ricordarlo, che è amante quindi della musica. La musica anni 60, 70, 80, 90. Vedi. No, Fabio, la telecamera è quella. Fabio, la 4. Castaldo, vedi, sono loro che provocano. Però io mi faccio dire, la musica è anni 60, 70, 80. E 80, scusami. Ma il resto è una cagata pazzesca. Quindi Fabio, una canzone del 1988. La accettiamo? Rientra nel... No, facciamo sempre 60, 70, 80, ma poi 80, massimo 83, proprio a buttare. 83, vabbè, 83. Vuoi dire qualcosa sul Foggia o vuoi... No. Dirlo tu. Un accenno. Un accenno, Foggia Monopoli 1-0, qualche ignorante ha detto che abbiamo vinto a culo, non abbiamo meritato. A culo sarebbe a fortuna. Fabio, usa termini però specifici. È un modo di dire. Vai. Si può dire a culo. Abbiamo preso un palo, una traversa. Siamo andati in area di rigore parecchie volte. Loro hanno fatto un mezzo tiro in porta. All'Astra forse potrò stare pure in porta. Al Bari vogliamo dire qualcosa? E ancora non si gioca, che dobbiamo dire? Speriamo. Vogliamo dire qualcosa? Al Bari? Al Bari? No, non diciamo niente. Se ci dovrebbe andare bene, mi scateno la prossima puntata. Si scatena. Ma non perdete la prossima puntata, perché si scatenerà. Sia se va bene che se va male ancora più. Va bene, dopo questa splendida pagina della televisione foggiana, quindi l'ospite ce l'abbiamo. Possiamo iniziare con la trasmissione? Certo che abbiamo l'ospite. Ma è burro l'ospite. Oh, questa settimana si parla di cinema. Ma non è che è masterizzato? No, ospite proprio. Andiamo con l'ospite. Ebbene, oggi grande ospite, oggi abbiamo... Ma grande è proprio, hai detto proprio, una bugia grande. Grande, ma che... grande insensolato. Perché grande, ma che posso vedete? Permettermi di dire il Paolo Sorrentino della Capitanata. Signore e signori, abbiamo il piacere di ospitare qui, ed è venuto a presentare anche il suo ultimo film, Stella di Periferia. Signore e signori, Lorenzo Sepalone! Questa cosa è grande. Buonasera. Grande regista. Veramente? Grande regista. Pluripremiato, perché abbiamo un sacco. Ma forse stai scherzando? No. Ragazzi, arrivederci. No. Cioè, veramente? Pluripremiato, quanti premi che ha avuto? Ogni cosa che fa
un premio. Va bene, non esageriamo, non esageriamo. Ha iniziato oggi. Cioè, quindi fa una scorreggia e lo premiano. Sì. No, 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 quelle le cioè, faccio. Cioè, fa una scorreggia e lo premiano. Sei sicuro, è forte. Alza la mano, premiato, anzi, Simone, il premio. Anzi, io direi di farlo partecipare alla nostra trasmissione, così ci premiano pure a noi. Da, e forse la volta buona che prendiamo un premio. No, se prendo voi sicuramente poi arriviamo all'Oscar, secondo me, quindi... Dobbiamo rimanere. Stai iniziando a recuperare. Dobbiamo rimanere umili. Mi stai iniziando a ricredere su Per voi intendevo Mirko e il buon Fabio, no? Non ti allargare. Ma perché ha visto in noi visto. Una certa. Ma che ha visto? A te ha visto sicuramente un certo naso. Beh, un naso da Cyrano de Bergerac. Ma bravo, comunque, vedi? Ma è vero. Da Cyrano di Candelaro. Scusami, questa cosa è bella, cioè, me la sono preparata, ma è vero, lui quando fa il Cyrano, lui. È vero sì. Che non si mette il naso, gli fanno soltanto i disegni con la matita. No, neanche, non c'è neanche bisogno. Vede, vabbè, questo è body shaming, si dice adesso. Però lui va bene per i tamponi in questo periodo di Covid, è buono perché può fare 3-4 tamponi alla volta. Mi fanno quelli grandi, che vale per un mese il tampone mio. Vabbè. Sto scherzando, il grande Lorenzo con noi. Grande Lorenzo. Grande. Una delle nostre eccellenze. Promesse. No. Scusa. Eccellenze. Lorenzo sì. È un'eccellenza foggiana. È un'eccellenza foggiana. Anche perché porta in giro Foggia. In giro, cioè cinematograficamente parlando, perché hai sempre adattato i tuoi film, le tue location alla nostra città. Sì, diciamo che cerco di raccontare storie, come le definisco, universali, però che in un certo senso ogni volta che le scrivo mi rimandano sempre a vecchi ricordi, vecchie emozioni, e quindi poi torno sempre a girare a Foggia, perché poi qui ci sono i miei affetti, i miei amori, i miei umori, quindi... C'è anche tutto perché, qui. Diciamolo, girare fuori costa di più. L'hai sentito? No, ma non è solo questo, è proprio perché. Senti, gli amori a Foggia. Perché solo tu li puoi avere. No, perché lui quando mi ha chiamato ha detto: ma ti posso chiedere tutto? Io ho detto: sì, però non mi chiedere della mia vita privata. Ecco. Perché è fatta di crepe, di. Madonna mia! Non solo di crepe, anche di impennate felici. Però non le voglio svelare. Pure impennate! Metaforicamente impennate. No, lui le metafore non le capisce. Ma è impennate! Come prima scusami, detto grande. Scusami. Grande, vedi subito. Ha pensato subito ai miei 160 centimetri. L'ha detto lui, l'ha detto. L'ho dichiarato. Allora, caro Lorenzo, parliamo un po' del tuo ultimo film, del cortometraggio, bellissimo, che ho visto e ci sono rimasto sotto, si può dire così, ci sono rimasto sotto. Sì, perché dura poco, però ti prende. Sì, certo. Sì, Stella di Periferia. Abbiamo iniziato adesso la distribuzione, no? Stella di Periferia è un progetto a cui tengo molto perché è legato al territorio, come dicevate prima, perché nasce da un progetto più ampio dell'Istituto Dante Alighieri di Foggia, che ha vinto un bando ministeriale, nello specifico, riguardante il piano nazionale cinema per la scuola finanziato dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Cultura. Io ho condotto un laboratorio di cinema rivolto a 100 ragazzi, circa 100 ragazzi delle scuole foggiane, e questa è stata una bellissima esperienza per me, e alla fine di questo laboratorio ho scritto e diretto un cortometraggio che è appunto Stella di Periferia, che è girato a Foggia, seppur non è mai specificata, diciamo, la nostra città nel cortometraggio, però lo scorso aprile abbiamo girato nella periferia foggiana. In periferia. Ed è una storia. Giovanni Mancini, pure. Ho visto pure Giovanni Mancini. Sì, c'era anche il buon Giovanni Mancini in una scena. Simone Janigro, ci sono degli Simone attori. Simone Janigro, comunque... certo, di Foggia. Poi c'è Viviana Altieri, che è un'attrice beneventana, che ha interpretato la mamma della protagonista. Raccontiamo giusto agli spettatori e telespettatori la storia. Stella di Periferia racconta un sogno. Una ragazzina, Stella, sogna di fare l'attrice. Lei vive in un quartiere periferico di una città, appunto, d'Italia meridionale. Vive con la giovane madre, in città arriva la notizia che si farà un casting per un film, e questa ragazzina vuole appunto partecipa a questo casting, e la possibilità di realizzare il sogno della protagonista in realtà è il riscatto, poi la possibilità di riscatto di un intero quartiere, quindi il sogno di Stella diventa poi la possibile rivincita di una comunità. Il riscatto dalla periferia, insomma. Che sicuramente ha già vinto qualche premio. Non ho ancora iniziato la distribuzione, però a breve diciamo saremo in alcuni festival. Io poi parallelamente sto distribuendo anche un altro cortometraggio che ho girato lo scorso anno, che è Insieme, un corto contro la violenza sulle donne. Saremo a Bologna il 31 a presentarlo in un festival importante, Visioni Italiane, quindi sto diciamo distribuendo entrambi i cortometraggi. Dove è possibile vedere questo film? Allora, Stella di Periferia è stato 2 giorni sul web, l'avete visto anche voi lì, sì, credo, sì. E adesso appunto inizieremo il giro dei festival, quindi basta seguire comunque le mie pagine social per capire dove sarà proiettato. Poi sicuramente
penso che a fine giro di festival, dopo la distribuzione festivaliera, sarà sul web nuovamente disponibile per come tutti. Come i vecchi film? Come i vecchi cortometraggi. Dove sì, si possono sì. vedere i vecchi cortometraggi? Si possono vedere su YouTube, su Vimeo, sui canali della mia casa di produzione. Basta scrivere, diciamo. Lorenzo Cepalone, Movimento Arte Luna, Ieri e Domani, che è il corto di cui insomma sono più orgoglioso. Che hai preso tanti premi, stavamo dicendo, per i vecchi film, per questo ancora no, ma è appena uscito. Speriamo, ci speriamo. Sarà il tempo. Incrociamo le dita. Ogni cosa che fa prende un premio. Ma non è vero, siete voi che siete troppo buoni. Ogni cosa che scrive prende un premio. Vai, poi pensa che ha scritto la lista della spesa e ha preso il premio come la migliore lista della spesa. Ogni cosa che fa. Ma sai, non è tanto quello che scrivi, secondo me, è come lo giri, è come racconti. È più importante il come che il cosa, secondo me. Quindi anche la lista della spesa, per agganciarmi alla tua battuta, se raccontata in un determinato modo può essere interessante. Qual è la differenza? Per esempio adesso, dopo questa intervista, gli daranno il premio come la migliore intervista. Me lo auguro. Caro Lorenzo, tu hai cominciato a 16 anni a scrivere e dirigere il tuo primo film, abbiamo letto nella bio. Sì, questa è una storia anche particolare, se vuoi la racconto. Infatti quello fammi filato. Cioè, già, scusa, no, perché ho paura di te, allora non so dove vai qui a parare. Allora, quando hai capito prima? Che era questo il lavoro che volevi fare da grande? Che poi da grande. Sempre per la metà. Da grande. Gliela farò pagare. Metà. Allora posso fare una battuta cattiva? Sentiamo. Allora, chiedere a lui una battuta cattiva. Allora, lui sta sul divano. Per farlo sembrare, ci hanno messo i cuscini sotto. Vabbè, i cubetti si dice sul set. Non si vede, guarda. Non si vede, è vero. Poi con Lorenzo, scusami. No, ma ti dato pure. Lorenzo, tu che mi stai guardando. Poi te la faccio a casa. Scontare. Allora. Lorenzo, mi stai guardando a casa, scusami. Io già ce l'ho con voi per un motivo. Perché voi avete fatto la prima edizione di Sembarrete, mi avete invitato. Mi fatto quel giro bellissimo. Quel giro in macchina è stato molto carino. La seconda edizione che avete fatto, voi l'avete fatta da un barbiere, credo. Fammi finire. Ho detto, vabbè, non mi invitano perché sono pelato. Invece ho visto che avete ospitato almeno due pelati in trasmissione. Sì, è vero. Viscomi e Di Corcia. Esatto, quindi io cosa avevo? Avevo pure la barba curata in quel periodo, quindi comunque potevate invitare. Però vabbè, in ogni caso... Scusaci Lorenzo. Questa domanda che mi hai fatto è importante per me, perché... Io inizialmente in realtà volevo fare l'attore, cioè avevo queste vellità attoriali. Poi in realtà una notte, avevo 12-13 anni, facevo zapping in TV e vidi... Una notte facevo zapping, poi so io. No, ma qui voglio arrivare. Faceva zapping. E qui voglio arrivare proprio. Ad un certo punto vidi un film con il Bollino Rosso, lo diciamo per gli spettatori più giovani, perché non so se esiste ancora il Bollino Rosso in TV. Il Bollino Rosso indicava la visione destinata a un pubblico adulto. A 12-13 anni, lo possiamo dire, questa è una trasmissione senza censure. No, no. A 12-13 anni si scopre il sesso, no? E quella... si scopre. Non cadiamo nello scurrile, mi raccomando. Però a 12-13 anni è il periodo in cui tu inizi a conoscere un po' il sesso. Quindi vedi il Bollino Rosso, dici, mi vedo magari una commedia scollacciata, sai, B-movie anni 70, oppure no. Ho pensato... a un film erotico, invece era un film che mi ha cambiato la vita, perché era Amarcord di Federico Fellini, che era un grande capolavoro, non era un film erotico, né un B-movie anni 70, ma era Amarcord. Io volevo fare l'attore fino a quel momento, quando vidi quel film io dissi no, se la regia è anche questa, se un regista può fare questo, io voglio fare il regista. Bella a 16 anni, appunto, come diceva il nostro amico Giovanni, amico, ma dopo oggi insomma non lo so più, però a 16 anni cosa succede? Che durante le feste di carnevale, io facevo il liceo, durante le feste di carnevale non si andava a scuola. E io, amante del cinema, inventai una storiella, chiamai due o tre amici della mia classe che non volevano assolutamente fare cinema, mi dovete aiutare. E girai un piccolissimo cortometraggio autoprodotto, lo montai io con un programmino amatoriale sul PC, feci il DVD e inviai il DVD a un festival a Torino, che era un festival destinato ai registi minorenni. E preso premi. Mi selezionarono, io convinsi i miei genitori ad accompagnarmi, io ricordo sempre quel viaggio con grande affetto, tra l'altro, perché i miei genitori all'andata si guardavano come se fosse appunto, sai, il sogno di un ragazzino, questo poi gli passerà, questa cosa non è il classico sogno di fare l'artista di un ragazzino di 16 anni. Presi un premio lì perché andammo a Torino con i miei genitori e mi premiarono, al ritorno io ricordo che i volti dei miei genitori erano cambiati. E dissero tra di loro, qua forse fatte serie, per dirla diciamo proprio con un linguaggio torinese. E quindi da lì poi ho iniziato a capire che dovevo studiare, dovevo migliorare, dovevo crescere,
E poi cortometraggio dopo cortometraggio ho cercato di fare il progetto sempre più importante. Sempre in senso lato. No? Sempre in senso umano. Io non ho detto niente. Umano spirituale, Giovanni. Umano spirituale. Bella storia. Questo è body shaming, comunque, questo mi sta facendo. Una denuncia a Giovanni Dorsi per body shaming. C'è pure le prove TV. E c'è anche la battuta sulla pelata, l'ho fatta apposta, l'ho istigato alla violenza. Bravo. Perché così lo denuncio per due cose. Però senti, tu a parte diciamo a parte Tinto Brass e Riccardo Schizzi, sì. Cioè, qual è un tuo regista che ti piace? Allora, tu hai citato minimizzando questi due personaggi, ma no, Schicchi e Brass per motivi diversi sono stati due grandi. Scusami, Lorenzo. Ho finito. Però fai vedere la mano di di chi ha visto i film di Schicchi e Tinto Brass. Allora, scusa. Riccardo Schicchi e Tinto Brass, eppur sono personaggi diversissimi tra di loro, precisiamolo. Sì, lo sappiamo. Sono due grandi rivoluzionari, sono stati entrambi per motivi diversi. Ma sono stati due grandi rivoluzionari. Qual era la domanda? Scusa, la domanda seria? La domanda seria, a parte questi due registi, quale regista ti... Il mio regista preferito? Ti piace, insomma? Ma ho citato Fellini, sicuramente Fellini... È colpa di Fellini, o merito di Fellini se faccio il regista oggi. Seppur è un regista di un'epoca diversa dalla mia. Poi tu hai citato Sorrentino, povero Sorrentino, che è il Sorrentino della Capitanata. Sorrentino è un grandissimo maestro. A te abbiamo come regista, poi non è che... Vabbè, però... Però con lui non te la prendo. No, vabbè, questa perché lui le sa fare le battute. Tu sei più cattivo nei miei confronti. No, comunque, a parte questo, ecco, Paolo Sorrentino, ad esempio, è un grande maestro del cinema contemporaneo. Insomma, un orgoglio tutto italiano di cui siamo fieri. Senti, che attori ti piacerebbe dirigere, a parte Mirko? Voi. No, a parte, voi. Ho detto, a parte Fabio Capellone. Bravo. Tanto io lo so che prima o poi faremo qualcosa insieme noi tre. No, comunque gli attori... No, scusa, noi tre insieme non faremo Ma va fai. No, non faremo perché l'hai detto stiamo parlando di cinema. No, perché devo dare ragione a Giovanni questa volta. Scusa, di. Ma io non voglio illudere nessuno, quindi... Il pubblico a casa, spero che siamo un tantino più intelligenti di noi. Credo di sì. Si parlava di cinema, di film, faremo qualcosa insieme, inteso come... No, tu hai detto facciamo qualcosa in tre. Vabbè, poi comunque lui non dovrei proprio parlare perché adesso non so se vogliamo ricordare un episodio della sua vita di Mirko. Cioè, Madonna, ricordiamo perché ricordamelo anche. Ne abbiamo parlato durante la scorsa mia ospitata da voi. Ah, ho capito. Quella famosa automobile. Dai, sì. Allora, nel 2017, cari telespettatori, e Giovanni sarà contento che racconterò questa cosa. Nel 2017 feci i provini per uno spot che si intitola Prossima fermata, commissionato dall'ATAF, un progetto di cui sono molto fiero. Che non mi ha preso comunque. Che succede? Che arrivano una delle mie assistenti le foto dei candidati per le comparse. Ad un certo punto la mia assistente mi chiama e dice: Lorenzo, vedi questa foto? Ed era la foto di un uomo sulla quarantina, credo. 39. Che era bell'uomo. La bellezza è soggettiva. Però per me era bello, per me era un bell'uomo. A posto. Però non mi hai preso. Che succede? Che vedendo quella foto mi accorgo che era ben vestito questo uomo, ma aveva ancora l'etichetta e il cartellino penzolante. Carlo Pignatelli, ricordiamo. Facciamo pure la pubblicità. Sì. Della marca, quindi ho capito, questo si è fatto la foto nel negozio, non ha neanche comprato il vestito. Per fare il provino. Per fare il provino, non l'ho preso per questo motivo. Però io non sapevo fosse lui, fosse Mirko. Anni dopo mi chiamano questi due maledetti per ospitarmi in trasmissione. Io mi informo prima di andare, non è che vado a tutte le trasmissioni, ragazzi, io mi sono seleziono. Si vede come seleziono. Perché mi seleziono. No, vabbè, perché quello di quelli che spartano. Comunque, vedo la trasmissione e dico, ma questo è uguale a quel ragazzo che mi mandò la foto. Però vedi? Sono rimasto impresso. È vero. Si distinto dagli altri. È stato un trucco, perché mi sono distinto. E quindi c'era questo piccolo episodio. Comunque, no, gli attori che vorrei dirigere... Ce ne sono tantissimi di bravi attori. Ma tra l'altro vorrei lavorare di nuovo con gli attori che ho già diretto. Ad esempio c'è Fabrizio Ferracane, che oltre ad essere un mio grande amico, lo reputo uno dei più grandi attori che abbiamo in Italia. Ho fatto Ire domani con lui e vorrei lavorare ancora con lui. C'è Nadia Kibut, mia sorella acquisita. Ah, Nadia? Con cui ho lavorato tante volte. Ah, lo sai Nadia chi è stata? Nadia con te? No, con Mirko. Ah, con Mirko, non avevo dubbi. Tu sei stato anche con Belen, se non sbaglio? No, ha avuto una storia estiva. Una storia estiva, sì. Però la sua storica è Rocio. Ah, quella di Rolbova, la donna sì, di Rolbova. Di Rolbova, no, cioè, poi conosciuto, ho dovuto scegliere tra me e Rolbova. Ho detto, no, scegli lui. Ho detto ma lui. Secondo me ha scelto lui soltanto perché, essendo meno bello, ha meno possibilità di tradirla. Esatto, perché come era troppo geloso. Era geloso. Giusto, giustissimo. Sì, sì.
Vabbè, torniamo nell'intervista. Quella più seria. Il tuo genere di film, sì. Come lo definiresti? Oppure in quale categoria lo inseriresti? Vabbè, stavo per fare un'altra battuta, però. No, perché categorie mi rimanda una cosa in particolare. A quello vuoi arrivare. No, comunque io ho sempre difficoltà a definire i miei lavori. Perché non lo so, ingabbiare in un genere specifico non riesco ad ingabbiarli, a etichettarli con un genere. Sicuramente nella vita, e si vede, penso anche da questa intervista, mi piace molto, come dire, scherzare, il lato grottesco delle cose. Però invece nei miei film, per chi non lo conosce, il nostro regista è sempre una persona scherzosa, così uno brillante. Pensa che faccia film comici, invece comici, commedie, no, sono molto impegnati i suoi film, sono da pensare. Ma secondo me perché sono seri, perché poi con l'arte bisogna svelare in realtà quello che tu non riesci a raccontare nel tuo ordinario, cioè ci sono degli aspetti reconditi di ognuno di noi che poi con l'arte tu riesci, secondo me, a rivelare. Quindi forse per questo la spiegazione che mi do. E se ti chiedessero di cambiare genere, lo faresti? Cioè, tipo passare mi fai la commedia. Cioè, ma anche Stella di periferia, secondo me, è una dolce commedia, non è un film drammatico. Io sono del parere, ecco, in questo dico questa parolaccia bella. Io sono zemaniano in questo, perché io amo Zeman follemente. Perché Zeman è un esempio al di là dello sport per me. Io nell'approccio al lavoro sono molto zemaniano, cioè sono testardo, cerco di rimanere sulle mie idee, non le cambio. Però se dovessi cambiare genere rimango sempre me stesso, cioè raccontando la mia visione del mondo, delle cose, attraverso il mio stile, la mia poetica, posso farlo. Ma scrivi una commedia per noi, così Ci penserò, però deve stare Fabio, io sono fissato ormai per Fabio. Per forza. Però già che hai introdotto Zeman, il calcio, noi fondamentalmente siamo una trasmissione che diciamo, ha delle sfumature, che siamo tifosi. Certo. Si può vedere, si può notare, penso. Si notava un po'. Bella. Bella, molto bella. Che ne pensi di questo Foggia quest'anno? Ah, il Foggia sta andando bene, siamo ancora inizio campionato, io sono felicissimo del ritorno di Zeman. Zeman è un mito. Cos'è un mito? Un mito è l'emblema dell'aspirazione di un'intera comunità, di un'intera epoca, e Zeman è un mito per noi. Zeman poi torna a Foggia in un periodo storico, secondo me, triste per la nostra città, per tante cose, per tanti motivi che sappiamo, per le ultime notizie politiche e tanto altro. E Zeman si porta dietro di sé la voglia di riscatto di questa città, secondo me. Inoltre Zeman è un personaggio lontano dai palazzi, che si è scontrato sempre contro i poteri forti, onesto, un emblema di onestà, di pulizia. E secondo me arriva in un momento storico emblematico per Foggia. Quindi, quando spesso si banalizza il calcio, secondo me, che dice vabbè, ma quello pallone, mica si risolvono le cose. È vero che non è una partita del Foggia vinta a risolvere i problemi di una comunità, però citando il grande Pasolini parlava del calcio come di una rappresentazione sacra dei nostri tempi. Dietro a una partita di calcio c'è tanto altro, quindi c'è proprio la voglia di riscatto di una comunità, e Zeman per me è tutto questo. Poi inoltre io non ho vissuto Zemanlandia, perché io sono dell'89, quindi la prima Zemanlandia non l'ho vissuta, però tramite i racconti di mio padre, dei miei nonni, sicuramente l'ho vissuto in questo modo. Nel 2010, se non sbaglio, poi torno a Zeman, e lì sì che l'ho vissuta da tifosa allo stadio. E ha riportato l'entusiasmo, e quindi adesso sta riportando di nuovo quell'entusiasmo, che io personalmente da grande tifoso ho vissuto due volte nella mia vita, con Zeman e con De Zerbi. Sono stati allenatori che mi hanno divertito allo stadio. È vero. Come parla bene, però se mi impegno, riesco a dire qualcosa di sensato. Mi impegnare. Qualcosa, ti faccio delle telefonate. Comunque, mandami dei vocali. No, i vocali non me lo chiedere, perché come sa Giovanni, io sono pericoloso con i vocali. Ragazzi, lo so benissimo. Me li ha girati tutti. Io poi è una cosa. Cioè, il più breve è stato 1:08. Poi gli ho detto, Lara, scusa, ma se mi mandano 3 minuti di messaggio, chiamano. Almeno no, che poi non so se avete visto, WhatsApp adesso ha fatto. Si può velocizzare a due per. Io che parlo in modo velocissimo, stanno pensando di fare quello invece che rallenta. Sì, per me lo vogliono fare. Così devi prendere una giornata di ferie. Sì, esatto. Maestro, aspetta, non è arrivato il maestro. Aspetta, vediamo un po' se c'è. No, perché maestro Sepalone, preferisco essere allievo. Maestro Sepalone, dimmi. Questo ragazzo qua, sì. Dice sempre: noi siamo in diretta. Foggia, Bari Foggia, quando è finito? Allora, innanzitutto, diciamolo, perché poi non vorrei prendermi le parolacce di tifosi, non siamo in diretta, l'Amadeus. È martedì. Pubblico a casa. Che giorno? Pubblico a casa. Voi che mo vi state preparando, che mo dovete uscire fra un po', che venerdì sera. Qua è martedì. Martedì, diciamo. Però siamo reduci dalla vittoria del Foggia con Monopoli, che è stata una vittoria, secondo me, potevamo vincere molto di più. Sì, molto di più, però l'importante è aver portato i 3 punti in classifica in più.
Tu avevi detto che non ci volevi dirigere così, ma abbiamo qua un regista, no? Io approfitterei. No, ma io, no, io voglio fare l'assistente. Che abbiamo un regista, perché non ci facciamo come un provino? Allora, io siccome vi conosco ormai, e ho detto sicuramente mi chiederanno qualcosa. Io credo che tra voi tre, permettetevi di chiamarvi trio, anche se poi non siete un trio, però c'è Fabio. Fabio è un personaggio felliniano al massimo. È vero. Assolutamente. Cioè, Fabio è nato in un'epoca sbagliata, secondo me. Perché lui, se fosse nato un bel po' di anni prima, sarebbe stato un personaggio di Fellini. Quindi, sono anch'io d'accordo. Quindi io mi sono permesso. Però adesso che è nato in questa epoca, può essere un personaggio sepaloniano. Sepaloniano, questo è l'aggettivo che hanno coniato i miei collaboratori, tra l'altro. Sepaloniano, lo inventiamo noi adesso. No, è già stato inventato. Facciamogli un provino. E lo proviniamo. Lo chiamiamo. Proviniamo. Fabio, puoi venire. Puoi arrivare, vieni, Fabio. Vieni. Dammi questo. Entra sempre Fabio, entra dietro. Ci vuole un po' di tempo per farlo entrare. Sì, facciamo prendere quei fogli. Prende pure quei fogli. Cioè, Fabio, prendi anche quei fogli che sono lì. Una cosa che può andare. Io ho pensato ad un provino per Fabio. La solita tua entrata, Fabio. Vedi come obbedisci qua. Ecco, guarda. Eccolo. Perfetto, grande Fabio. Allora io ho portato. Fabio, mettiti al tuo posto solito. Fabio, devi stare Fabio, qua. Aspetta, però. Non hai sentito? Fabio, ti voglio bene, ti devi far dirigere, però. Allora, si deve sedere a fianco. No, adesso lo facciamo alzare. Aspetta, che ti spiega tutto il maestro cosa devi fare. Aspetta, Fabio, stai serino. Che è successo? Puoi parlare, Fabio. Puoi parlare. Rimango qua? No, Fabio, devi entrare. Intanto siediti. Allora mettiti qua. Perfetto. Stiamo calmi innanzitutto. Allora, puoi togliere gli occhiali, perché il cinema si fa con gli occhi, Fabio. Quindi. Gli occhiali Allora io ti voglio provinare, perché io ho detto questi sicuramente sti farabutti mi chiedono qualcosa del genere. E mi sono preparato. Allora, cosa ti posso far leggere? Io ti voglio provinare facendoti leggere un testo sacro, più della Bibbia per noi, va bene? Devi leggere questo testo, innanzitutto qual è la camera che vogliamo utilizzare allora, per questo provino? Fabio deve guardare nella numero 4. Ci possiamo alzare? Possiamo metterlo qua, no? Allora, Fabio. Qual è la 4? Allora, Fabio. Metti qua. Oui. Questo è il testo. Io faccio l'assistente. Metti qua, Fabio. Assistetelo. Quella è la camera. Vai Fabio. Allora Fabio, mi raccomando, fai un passo qui. Ecco. Ok. Perfetto. Guarda in macchina, sì. rompi la quarta parete. Hai rotto la quarta parete? Sì, rotta. Devi rompere me l'erba. Guarda lo spettatore. In senso metaforico. E rompi la quarta parete, non altro, rompi solo la quarta parete. Che deve fare, scusi maestro? Allora, io ho portato un testo che adesso i telespettatori capiranno qual è. Gli occhiali, perché fare il provino con gli occhiali in mano, penso che non è. No, puoi togliere, grazie. Allora, leggilo a tuo piacimento questo testo, va bene? Poi facciamo una seconda. Guarda la camera, di rompere. Sto già concentrando qua. Di rompere che cosa? Lo schermo. Vabbè, più o meno. La telecamera. Allora, guarda, mi raccomando, concentrati. Aspetta, facciamo proprio motore. Va bene, ti chiamo solo l'azione, va bene? Okay. Quando vuoi, quando ti chiamo l'azione, prendi tutto il tempo che vuoi, non 30 minuti però. Cioè, no, tempo trevi. Sei concentrato, cerca però di guardare in macchina, perché non guardare solo il foglio, tienilo più basso se ci vedi. Mi raccomando Fabio, a tuo piacimento, qui correggi. Oh Fabio, è una cosa seria. D'accordo. Maestro fa motore partito. Vai motore. Motore partito. Vabbè, facciamo sto ciak, questo è il punto più basso della mia carriera con questo ciak. Provino Fabio, ciak. Vabbè, vai. Aspetta, ti do l'azione io Fabio, devi stare tranquillo. Azione quando vuoi. Nel cuore della curva sud, bandiera al vento e braccio in su. La nostra forza nasce là e ovunque arriverà. Forza Foggia, un cuore riempie il cielo per dire al mondo intero che ci siamo noi, più forti ancora. Rossoneri sul campo e nella vita, giochiamo la partita, sì per vincere, ma tutti insieme. Forza Foggia! Vabbè, va bene per te. Oh, guarda dove io la farei un po' più allegra però. Sì, infatti. Perché sembra che il Foggia sia in terza categoria così. Sì, infatti, sembra un po' una mezza. Lo sai perché l'ho detto così? Perché siamo, diciamo, ancora non sappiamo Bari Foggia come finisce. No, vabbè, però io farei il scongiurico. Senti i consigli del maestro, tu. Come allora, maestro? Ma allegra. No, ma non allegra, non comica, perché comunque questa è una cosa abbastanza seria. Ragazzi, stiamo leggendo l'inno storico del Foggia, cioè questa è una cosa seria. Però cerca di dare un po' più... Più animosità. Si può dire animosità?
Puoi dire tutto tu, quello. L'attore domina l'attore. Sei tu che comandi. Dammi il via. Ciao, voi, datemi. Ma senza Chuck, ci tengo. Questa Chuck è proprio... Vabbè, seconda, facciamola. Due. Ma... Provino Fabio 2, seconda. Poi mettici un po' più pathos. Un po' di pathos. Mi raccomando, porta, se ce l'hai nella tasca il pathos. Sì, sì, in tasca. Vai. Ti do sempre l'azione però. Sì, scusa, chiedo scusa. Io chiedo scusa, chiedo. Azione. Nel cuore della curva sud, bandiera al vento e braccia in su, la nostra forza nasce là, ovunque arriverà. Forza Foggia, un cuore riempie il cielo per dire al mondo intero chi siamo noi. Più forti ancora, rossoneri, sul campo e nella vita. Giochiamo la partita, sì, per vincere, ma tutti insieme. Forza Foggia, forza Foggia. A me, ma stiamo migliorando. Io direi che va bene così. L'unica cosa che. Io ho pensato una cosa: siccome Fabio mi piace molto visivamente, lo doppio. Lo faccio doppiare. Va bene? Sì, dai, è la soluzione migliore, secondo me. Sì, sì, dopo. E poi vediamo dopo. Da Luca Ward, poi vediamo, però la facciamo doppiare perché... Vabbè, non ti preoccupare. Amendola. Non si può più, purtroppo non si può più. Siamo nel 2021. Siamo nel 2021, Fabio. Allora, io direi di chiuderla qui l'intervista. Maestro, credo che dopo questa intervista non lavorerò mai più, però non fa niente. È stato bello averti con noi. Ringraziamo il maestro Lorenzo Sepalone. Grazie a voi. È stato buono. Bene, bene. Ma telecomando. No, mi dispiace, ti sei dimenticato che la sitcom è finita, Fitto Misto, è finita per adesso perché abbiamo finito le riprese, quindi la quarta puntata è finita. Ma era così bella! Però chi vuole può vederla, perché la metteremo sui nostri canali social per intero, perché alla fine era un'unica puntata, l'abbiamo dovuta dividere in altre quattro sottopuntate. Però era bella! Lo so che è bella, se troviamo qualcuno che ce la sponsorizza noi la continuiamo. E mo che amavo? Mo ci diamo un po' di televendita. Mo le televendite? Sì, perché c'è una televendita particolare. Ci sono in vendita dei nuovi prodotti. Guarda, questa maglietta che hai tu, questa maglietta che ho io e tanti altri prodotti. Ma vediamoci sta televendita. Vediamoci sta televendita, va, per piacere. Non dicevo, giusto? Signore, casalinghe, bambini, donne a casa, chiunque, oggi abbiamo la soluzione a tutti i vostri problemi. Sì. Sì, perché a volte non sapete cosa indossare. Non so, vi svegliate la mattina e dite cosa mi metto oggi? Non lo so che cosa mi metto. Ebbene, noi abbiamo questa soluzione. Non perdete più tempo a cercare nel vostro armadio cosa mettere, cosa non mettere, come abbinare. Perché oggi, da oggi, signori, abbiamo le magliette di Foggia Flam. Eccole qua, guardatele, in tutto il loro splendore. Puro cotone 100%, con bellissime immagini che ricorda il Foggia, Mancini, il derby, visto che siamo in clima derby, signori. E tutto questo, non vi parlo del prezzo, perché il prezzo è una cosa che verrà dopo. Ne parleremo dopo del prezzo, ma guardate prima la qualità di questa maglietta. La qualità, il colore. Le potete scegliere in tutte le misure che volete. Dove? Su Foggia Flag Shop. No, non mi ricordo neanche più. Foggiaflag.it shop. Là la devi comprare la maglietta, signora. Questa qua al mercato non la trovi, signora. Foggiaflag.it/shop. La maglietta di Franco Mancini. Ce l'ho femminile. Ce l'ho per l'ometto, ce l'ho per il bambino a scuola, per il bambino a Natale, signora, invece del capitone, compra la maglietta di Foggia Flag. Questa qua è con Franco Mancini in uscita. Fabio, dici qualcosa anche tu sulla subito, maglia. Subito, subito, attendo a Foggia, non voglio vedere più gente con la maglia di CR7 o altri pezzi di marmellata. Tutti con queste magliette vi voglio vedere, del Foggia, di Foggia Flag. Solo queste dovete mettere. Abbiamo tante, abbiamo questa qua, la maglietta. Subito. Il prezzo, quanto costa? Ma che serve il prezzo? Regalata! Ma perché c'è un prezzo, cioè? Ma non questa... ha prezzo, questa cosa non ha prezzo. Venite, gente, venite. 15 euro per la maglietta di Foggia Flag. 15 euro pagate in 10 comodissime rate. Da 1,50 euro. Mandiamo in rid a casa, mandiamo Fabio Capellone a prendere i soldi. Attenzione, oggi sono pazzo, mi voglio rovinare. Alle prime 10 telefonate regaliamo un Rolex d'oro. Me. Subito! Hai capito, Fabio? Un viaggio a Praga, io propongo. Un viaggio a Praga, alle prime 10 telefonate per comprare questa fantastica. Un viaggio a Praga. Questa fantastica maglietta targata. La maglietta di Foggia Flag è bellissima, ragazzi. Questa qua diventa la maglietta del futuro.
è un investimento, 15 euro e te la rivendi a 18 euro, Fabio. La maglia del secolo, la maglia del secolo. È la maglia del secolo, allora chiama ora, 800 foggiaflag.it, slash shop, là la trovi. Non mancate. Non ci tradite. Non ci tradite. Ah? Sono bravi. T'hanno convinto? Chi baffè? T'hanno convinto? Sembra a coso, a Emilio il Pizzo, Roberto il Baffo. No, come baffo, eh? Roberto il Baffo. T'hanno convinto? Ma tu mi hai anche già, meglio. Te ne compri altre. Ci sono tanti altri prodotti che vedremo poi nelle prossime puntate. Cioè. Però adesso c'è anche un altro momento bello. No. Bello, importante. Ma allora, se la settimana scorsa ha fatto il colpo di testa, questa è la settimana che fa la rovesciata. Non lo so che fa, però siamo diventati proprio trash adesso. Ah, stiamo andando proprio verso il trash. Allora è arrivato il momento di non mi rompete il quiz. Momento bellissimo questo, adesso. Che? Hai visto come ha fatto? Perché questo è il momento più atteso. Sì, è il momento più atteso. Settimana scorsa ha avuto un grande successo questo momento perché Fabio è stato bravissimo, diciamo, ha dato il meglio di sé. Sì, bravissimo. 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 E quindi io direi che oggi altra puntata, altro gioco a quiz, altri premi, ricchi premi. Ricchi premi, pepite d'oro, come pepite sempre. Pepite d'oro. E quindi sicuramente avremo uno sfidante anche questa settimana. Dove ci si deve prenotare? Qualcuno che ci ha scritto anche questa settimana per prenotarsi sui nostri social FoggiaFlag, YouTube, Facebook e Instagram, avrà scritto per sfidare il nostro campione in carica. Sì. Sicuramente avrà scritto, tu saprai benissimo chi è. Sì, ho scritto io, perché lo voglio sfidare io. Tu hai scritto io. Se ne deve andare a casa, lo devo mandare a casa. Cioè, mi sono preparato anche sulla musica anni 60, 70, 80, 90 e 100. E voglio vedere mo che entra. C'è il conduttore che scrive per sfidare Tu hai detto devi scrivere. E io ho scritto e mi hanno risposto. Sì. Giampiero Carella mi ha risposto. Vado, oggi sono io lo sfidante. Anzi, scusami, mi alzo. Devi andare a fare al posto dello sfidante. Vai al posto dello sfidante. Vado al posto dello sfidante. Chiamiamo il concorrente intanto. Fabio, puoi entrare, Fabio! Facciamo entrare la il mostro qua. Che ha portato? No, sto in carica, che cos'è qua tu? Che cos'è? Una pinza per caricare i batteri? Sì, per caricare, perché sono perché il campione in carica. Allora, scusami, socio, caro socio, il nostro sociaggio è co-conduzione, finisce qui, vado dall'altra parte. Voi avete mai visto uno? Avete mai visto Carlo Conti? Fate la prova base, lo dico io. Ok? Facciamo la prova pulsanti. Funziona? E funziona. Cioè, avete mai visto un conduttore che scrive per sfidare il campione in casa? Scusa. No, solo qua. Vabbè. Io ti spiezzo in due. Ne sono sicuro. Quindi vogliamo. Mi dispiace, all'ultima puntata. Signor campione in carica. Penso che è l'ultima puntata oggi. Perché te ne vai? Sì, perché sta carica sì funziona, però. Si sta scaricando il campione in carica. Il concorrente. Però abbiamo è un grande forte. Concorrente preparato. Alza le mani. Sul Foggia, ma preparato anche sulla musica. Scusa, conduttore, chiedo scusa. Sì. Chiedo scusa, conduttore, però ti sei dimenticato una cosa. Capito che c'è già il foglietto? Deve salutare. Abbiamo notato il foglietto. Deve salutare. Un calendario strappato. Vogliamo far vedere il foglietto per piacere? Sì, un calendario strappato. No, non c'è la regia, guarda. La povertà. Un calendario strappato. Questo è il foglietto per fare i Madonna. E questo è il nostro pubblico. Ma questo è il nostro pubblico. Tutta sta gente devi salutare ora. Voglio salutare. Sei impazzito, la trasmissione mezz'ora. Voglio salutare Teodoro di Candelaro, la famiglia Campese. Campete. Cioè queste analisti stanno cucinando. Pino Serrone è detto boxe. Una cosa che si può fare. Vai. Allora, conviene che parto subito, ma sarò velocissimo. Sì, parti pure con i saluti. Teodoro di Candelaro, detto il malesio. Pino Caracozzi, la famiglia Campete. Mio cugino Lino, ex boxer. Gino Di Maria, detto lo Stuart. Gli amici di Piedimonte Matese, FC Matese e Giuseppe il Grande, il grande giornalista. Francesco Campanozzi. Saluto tu. Ma qualcuno è nuovo. Francesco Campanozzi. Cosimo. Vincenzo Bevilacqua, ex box di Candelaro. Giovanni Frittella, bomber di Candelaro, detto Zichella. Zichella, è vero. Poi Ige Bardi, quasi finito. Ige Bardi, fotografo di Candelaro. Giovanni Zichella di Candelaro. Alessio Circello, numero uno della piazzetta di Foggia e Bovino. Giava dalla Caritas, detta 22, e Luigi Iacono di Candelaro, ok.
E basta. Solo questi è salutato. Sì, sì, basta. Se magari se vuole l'elenco telefonico. Stop. Ancora qualcuno si offende, no? Stop, perché oggi è l'ultima puntata per me, ecco perché. Per lui mi basterà. Sfidante vuole pure. Hai proprio... Lo istruggo, oggi lo spiezzi in due. Anche tu la tua lista di saluti? No, io non voglio salutare. Facciamo nessuno. Il programma dei saluti qua. Non voglio salutare nessuno. Vabbè, vuoi dire qualcosa al campione in carica? Oggi rischi di andare a casa, lo sai, sì. Sì, oggi è l'ultima puntata. Oggi è l'ultima puntata perché lui vincerà. L'ho letto nel pensiero. Nel tempo. Va bene. E basta. Ragazzi. No, volevo solo far capire prima che lui dice le solite baggianate, che la musica italiana è solo anni 60, 70, 80. Però, scusa, anni 90 pure un po' bello. No, per niente proprio. Perché, scusa, però non l'hai presentato. Ricordiamo, allora, Fabio... Presentiamo Fabio Capellone, nome d'arte. Non era immigrato? Immigrato. Ma che immigrato? Non è immigrato. No, lasciamo perdere, sennò pensi che è chiuda la trasmissione. No, non è vero. Perché dici queste cose? Sono italiano al 100%. E quindi esperto in categoria Foggia Calcio, quindi risponderanno i nostri concorrenti alle domande su Foggia. E poi c'è la domanda finale. Domanda che il nostro campione in carica si è preparato su un argomento a piacere. Se dovesse vincere, signor Giovanni, ha un argomento a piacere. Mi sono preparato. Su cui poi ci sarà voltata l'ultima domanda che può ribaltare tutta la situazione. In questo caso il nostro campione in carica qua è esperto di musica anni 60, 70, 80, la musica moderna, si riesce a scordare i cantanti che sono negli anni 70? 70, okay. I grandi Domodossola, ciao Domodossola, ciao. Negli anni 90 però c'erano gli 883, sai? No, io non li conosco. Conosco i Domodossola. I Marlene Kunz. Non li conosco. In Irvana. Ma non è che poveri, stavano anche negli anni 90, caro Fabio. Ma sono partite dagli anni 60, capito? Perché si è piegato, scusi? Perché si è inginocchiato? No, perché sono un grande gruppo, allora mi sono inginocchiato. Ah, ti sei inginocchiato davanti ai ricchi e poveri. E su Foggia non devi dire niente. Sul Foggia devo dire... No, diciamo, voglio mantenermi calmo, voglio sfogare tutto per il Bari Foggia, che non sappiamo, perché noi stiamo di martedì. Abbiamo battuto il Monopoli. Devi guardare là, vedi. Ma non so, la numero qua, non ci capisco. No, la numero uno. La numero uno, qua mi imbroglio, non capisco niente. Perciò mette gli occhiali, capito? La professionalità, guarda. Così, così non si vede dove guarda. Vabbè, possiamo cominciare? Cominciamo. Me lo dovete dire voi, perché io, cioè, io non conto più niente. Cominciare, vai. In questo quiz. Allora, vai. Iniziamo con la domanda, lo dico io. Sono io il conduttore, iniziamo con la domanda. Bene, clima, musica, suspense. Iniziamo con la prima domanda, personaggio misterioso. Dovete indovinare dalla sagoma di questo personaggio che andrà adesso, secondo la schermata, chi può essere questo personaggio misterioso per la gioia del signor Fabio. È un personaggio che ha giocato nel Foggia, chiaramente, negli anni 90. Guardate bene la grafica. Il personaggio... Ah, ci puoi aiutare, perché quell'altro concorrente... Posso aiutare? L'altro conduttore aiuta. L'altro conduttore non capisce niente. Adesso sono io. Allora, ti dico soltanto che è biondo. Dai, anni 90, biondo. Capitano faceva. È stato anche capitano. Un attimo, si è prenotato il signor Giovanni. Prego, signor Giovanni. Andrea Seno. Lei dice Andrea Seno? Sì. È la sua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo? Accendiamo. Giriamo la ruota? Va bene. E allora vediamo, sveliamo. Il personaggio misterioso è... Andrea Seno. Quindi va il nostro sfidante. Ogni risposta esatta, ricordiamo che è 10.000 euro, quindi 10.000 euro per San Giovanni, 0 per il mostro. 0 mostro, no? Mostro, sì. Pure offensivo. Offensivo. Andiamo avanti con la seconda domanda, signor Fabio. Vedo che le trema il terreno sotto i piedi. È che è troppo forte la carica qua. Ecco. Allora, seconda domanda, la matematica. Siete bravi in matematica? Siete preparati? Io no. Certo, l'abbiamo capito. Allora, dovete indovinare, come al solito, il nostro quiz prevede che dovete indovinare il risultato esatto facendo la somma dei numeri di maglia di questi calciatori. I calciatori in questione sono, partiamo con la grafica, Guarna,
più Sarno, più Rubin. Si prenota il campione in carica. 20. Ha suggerito il... No, vediamo, ho detto un'altra cosa, veramente. Tu l'hai suggerito... Allora... Gli hai suggerito sbagliato, ma no, io gli ho detto giusto, è lui che ha sbagliato. Scusa, ma io vedo cose che in altre allora, non si vedono. Guarda, numero 1, Vincenzo Sarno, numero 10, Matteo Rubin, numero 23, quindi 34. Vediamo se è 34. Chiediamo al notaio, la risposta è corretta? È corretto. La risposta è corretta, 34. Te ne vai a casa! Te ne vai a casa! Va bene, andiamo avanti, va. Quindi adesso c'è la domanda riguardante il risultato esatto. Il risultato esatto di una partita di calcio, questo è difficile, perché sì, bisogna avere buona memoria. Sì, non sì, basta essere tifosi, ma bisogna avere buona memoria. Il risultato esatto che dovete indovinare della partita del 1900, stagione calcistica 93-94 di Foggia-Lazio. Prenotatevi, se la sapete. Si prenota di nuovo il signor Giovanni, sfidato. Ehi, campione in carica. Mi sa che te ne vai a casa oggi. Lo sfidante Foggia-Lazio, 4-1, dice lei? È sicuro? Sicurissimo. Vuole l'aiuto da casa? No, vuole girare la ruota? No. A me piace dire queste cose perché le sento dai presentatori, quelli veri. Vabbè, allora vediamo se il risultato esatto è 4-1 di Foggia-Lazio. Risultato esatto! Sì! Se ne va Fabio, se ne va a casa! Quindi il nostro sfidante ha indovinato 3 domande su 3. Io voglio i 30.000 euro in pepite d'oro. Va a 30.000 euro il nostro sfidante, però, signor sfidante, c'è la domanda che può ribaltare tutta la questione. Sono preparato anche cioè, sulla musica. Nella musica degli anni 60, 70, 80 e 90, 90, scusa. 60, 70, 80, no, se quando uno inizia a contare 60, 70, 80, 90 già faccio più cambiare, però 90 no, perché fino a 1980 già dall'81 non va più bene la musica, no, fino all'84 84 e mezzo, però manteniamoci 60, 70 manteniamoci là, scusami, quindi indovinerà un pezzo di questa canzone. Sono pronto. Il titolo di questa canzone vincerà questa puntata e manderà a casa l'altro. Se dovesse vincere il signor Fabio, però rimane lui il campione in carica e si prende tutti i suoi soldi raddoppiati per due, quindi siamo a 60.000 euro. Signor Fabio, 60.000 euro mi servono i soldi, servono a tutti i soldi, Fabio. Allora facciamo a regia, facciamo partire la canzone che deve indovinare la bestia. Chi la sa qui? È difficilissimo. E avremo il corpo qui. Si prenota il signor Giovanni. Si è prenotato il signor Giovanni. E mo che succede? E speriamo di la vuole ascoltare bene. Ma io non la vorrei ascoltare più, veramente. Pure il lato B dobbiamo sentire, regia. Si è prenotato lo sfidato. Me, una cosa che può andare, signor Giovanni, se non la sa, è inutile che dici. Non la so, che si è prenotato a fare, signor Giovanni. Però aspetta, se lui dovesse sbagliare. Se sbaglia, se sbaglia, tu hai vinto comunque 3 domande su 3 e vinci tu. Signor Fabio, mi sa che. Riavviala di nuovo perché mi ha distratto e non me l'ha fatta sentire bene. Un'altra volta dobbiamo sentire. Non lo sente bene, perché. Tu ti addormentavi guardando le stelle, fa il balletto. Volgeva il viso dietro quel tuo sorriso che faceva. Basta. Attenzione, qualcosa mi dice che la sa. Entro oggi, possibilmente. Allora, innanzitutto, questa canzone
ha venduto 2 milioni di copie. Di copie nei paesi tra Belgio, Norvegia. Sì, perché in Italia non e Ruanda pure. In Italia non l'ha voluto nessuno. Una copia venduta in Italia, ricordiamo, una l'ho presa io. La come da lui. È del 1979. I ragazzi del sole, Fiaba. 1979. Vediamo se la risposta è esatta. Signori, mi duole informarvi che la canzone è del 1979. I ragazzi del sole, Fiaba, e vince per l'ennesima volta il campione in carica e porta a casa 60.000 euro, però può scegliere il premio. Può scegliere se portare a casa i 60.000 euro oppure una confezione di purè. Che scegliere? Se sono due sono meglio. Due confezioni di purè, vabbè. Però solo se me li porta il maestro Sepalone. E te li faccio portare. Da pure Sepalone te li deve portare. Se il maestro se vuole, noi... Come si è ridotto, maestro, a portare il premio, a far la valletta? Ecco, questo è altro. Le due convenzioni di purè ha scelto, le due convenzioni di purè al posto di 60.000 euro, signori. Solo qua si vedono queste cose. E che dire? E che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire? Non c'è più niente da dire. Quest'immagine, quest'immagine parla da sola. Raccapricciante, un'immagine raccapricciante. Due convenzioni di purè e torna pure la settimana prossima. Ebbene, siamo arrivati al momento più triste o forse più allegro della nostra trasmissione, quello dei saluti. Dobbiamo salutarci per questa settimana, ma noi ci vediamo. Oh, ma che scusa, non ha fatto niente? No, cosa... è stato tranquillissimo. Sto preparando tutto per Bari. Quindi ci lasciamo così, signor Fabio. Sì, va bene. Con l'amaro in gola. Ah, tutti dei pezzi di marmellata. Perché qualcuno ha tenuto a dire sulla vittoria di Foggia Manopoli di che è stata risicata, invece no, abbiamo strameritato. Apposta, ma mi fermo qua. Ma tu infatti tuo no. Vabbè, io ho stavamo chiudendo bene oggi, l'hai izzato di nuovo, quello è così, come il cane quando gli lanci la pallina. Va bene, ragazzi. Vabbè. Allora, grazie anche stasera. Buon weekend. Speriamo che ho già vinto. Grazie, grande Fabio, si falla vedere bene Fabio. Speriamo che ho già vinto e ci rivediamo venerdì prossimo. 7 giorni. Ciao. Teniamoci i microfoni. Non mi so sto tavolo. Lo teniamo già qua.